Dichiaro aperta la votazione. No, è a voto segreto, è a voto segreto. Un voto segreto che diventa pubblico in aula. Scoppia la bagarre tarda mattinata quando il tanto temuto incidente di percorso sulla legge elettorale si concretizza nell'aula della Camera. Si vota un emendamento sul Trentino Alto Adige presentato da Forza Italia, che però annuncia di non votarlo per non compromettere il patto sulla legge elettorale. Il voto è segreto, ma per errore compare per un attimo il tabellone con le luci verdi e rosse. La Presidente Boldrini se ne accorge, fa correggere il tabellone e fa rivotare, ma a quel punto era già chiaro l'orientamento dell'aula con i franchi tiratori che escono allo scoperto. L'emendamento passa, il patto si sgretola in un muro contro muro tra PD e 5 Stelle. Oggi il Movimento 5 Stelle ha dimostrato cosa vale la loro parola. Nulla! Nulla! Non vale nulla! Non vale nulla! E la maggioranza tutta non devo neanche lontanamente pensare di addebitare la responsabilità al Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico conta 300 parlamentari colleghi, in quest'aula e se c'è qualcuno colleghi, è colleghi. Responsabile. In un clima surreale, quello che doveva essere il patto che a larga maggioranza avrebbe portato una nuova legge elettorale, il voto anticipato viene abbattuto sotto i colpi dei franchi tiratori. Ora si torna in commissione, ma per fare cosa? Per ricominciare tutto da capo, come vuole Forza Italia e i centristi? Oppure andare al voto al più presto, magari con l'Italicum rivisto dalla Consulta e applicato anche al Senato? Al momento nessuna risposta. Renzi, 5 Stelle e Lega considerano la legislatura finita e vogliono le elezioni anticipate. Ma di mezzo c'è ancora un governo in carica e l'ultima parola spetta sempre al Quirinale.